protesti dei sindaci dell'altopiano sugli alberi caduti in fronte comune contro la speculazione del mercato. Maglie in ginocchio, bisogna aiutare gli agricoltori e non abbandonare la montagna. I gufi sventolano la richiesta dell'ANAC come fosse una condanna, ma sono completamente fuori strada. Pace fatta tra l'FC Bassano 1903 e la Federazione, dopo le incomprensioni dell'estate arriva il chiarimento. La tensione in quartiere Nuova Firenze torna a salire, spintoni ed urla tra un residente ed un soggetto che staziona al supermercato. Raffica di furti nella zona di Campo d'Arsego, portate via i trofei di un campione di biliardo. Scuola dell'infanzia all'insegna del risparmio energetico a Galliera Veneta. Buonasera telespettatori, apriamo il nostro telegiornale parlando di maltempo e dei danni subiti sull'altopiano. Saranno usate anche le immagini dei satelliti per essere più precisi sulla conta dei danni. I sindaci che si sono riuniti oggi nella sede della comunità montana alzano la voce e dicono entro 3 anni al massimo i boschi verranno ripuliti e i nuovi alberi saranno ripiantati. I sindaci dell'Altopiano di Asiago e della Val d'Astico sono pronti a fare fronte comune. Dopo l'emergenza maltempo si sono incontrati per le prossime mosse. Togliere dal terreno al più presto gli alberi abbattuti, vendere la legna senza abbassare troppo il prezzo, ripiantare alberi stavolta di specie diverse e non solo abeti. I tempi, i sindaci vogliono completare questa operazione entro 2-3 anni al massimo. Ora siamo alla fase della valutazione dei danni, anche grazie alle immagini scattate dai satelliti in collaborazione con l'Università di Padova. Poi ci sarà il passaggio successivo. Definire gli eventuali contributi che saranno e non devono essere a carico dei singoli comuni ma della collettività mari dell'Europa, mari anche in parte della regione. A distanza di una settimana dal disastro le cifre ora sono più precise. Le cifre sono sicuramente un milione di alberi abbattuti sull'altopiano, quindi parliamo di cifre veramente ingenti di danni stimabili intorno ai 35-40 milioni di euro. Ora il pericolo è la speculazione, il mercato sta già provando ad acquistare la legna a prezzi molto bassi e questo sarebbe un danno economico enorme per i comuni che proveranno a resistere. Il nostro legno è comunque un legno pregiato anche se oggi è stato abbattuto perché comunque è un legno fresco e quindi noi cercheremo di vendere cara la pelle perché il legno vale e ha la sua dignità come legno e quindi noi faremo il possibile per perdere il meno possibile in questo frangente, in questo mercato. Ai parlamentari veneti e vicentini è stato chiesto di attivarsi per ricorrere al Fondo Sociale Europeo di Emergenza, specie per i comuni che costituiscono l'asse est dell'Altopiano, Enego, Gallio e Fozza, che sono i territori più colpiti. Ingenti i danni anche all'agricoltura dell'Altopiano ed ora è caccia ai fondi europei. Il maltempo eccezionale della scorsa settimana non ha colpito solo gli alberi dell'altopiano, ma più in generale tutto il sistema dell'agricoltura di montagna, già fragile e col morale sotto i tacchi per le tante difficoltà. Ora questo schiaffo non fa che aggravare la situazione e aumentare la stima dei danni. Anche le malghe, anche i pascoli, e le serre, le coltivazioni di montagna sono state molto colpite e noi appunto faremo anche queste stime e saremo pronti a dare una mano ai nostri agricoltori di montagna a ripristinare questa attività importante. Per ripartire è tutta una questione di soldi, soldi per riparare i danni, soldi per dare una spinta e poi perché far ripartire l'agricoltura di montagna significa ridare l'impulso all'economia del territorio e sostenere l'ambiente e il turismo, soldi che l'Altopiano chiede anche all'Europa. Ci aspettiamo comunque che oltre i 250 milioni che il governo ha messo in tutta Italia e quindi una percentuale anche per noi ci siano altri fondi a disposizione. Stiamo lavorando con il Ministero dell'Agricoltura sui piani di sviluppo nazionale, sui PSR regionali ma anche sui fondi europei che sono essenziali in questo momento. E poi l'appello agli agricoltori perché non abbandonino l'altopiano. Ci sono mandrie da seguire, carne e latte da produrre e vendere. Conoscendo gli agricoltori di montagna e dei nostri allevatori penso che non abbandoneranno proprio nulla, anzi saranno spronati e sono spronati a risistemare tutto per ripartire con una stagione ancora meglio di quella dell'anno scorso. Ora ci occupiamo del Ponte Vecchio, in città c'è chi non smette di gufare. ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ente istituito dal governo Renzi sulla cui efficacia a livello nazionale permangono forti dubbi. Eppure a Bassano, in queste ultime ore, è preso in grande considerazione. Cos'è successo?
ha chiesto, su sollecitazione di alcune associazioni bassanesi e della ditta che non è riuscita a completare, ma nemmeno a iniziare il restauro, delle ulteriori carte sul progetto del ponte di Bassano. Un passaggio dovuto, come hanno spiegato dall'amministrazione, precisando che con l'autority di Cantone lo scambio di carteggi è stato costante nel tempo, come pure la reciproca collaborazione. Eppure, per i detrattori dell'amministrazione questa è già una condanna. Sventolando la bandiera dell'anticorruzione, insinuano lacune sul progetto e malafede di sindaco e assessore. Ecco, hanno fatto lo stesso anche quando, nonostante fosse chiaro che le responsabilità del mancato avanzamento del cantiere fossero da ascrivere al privato, si sono incappuniti nell'attaccare Poletto e Campagnolo. Alla fine una condanna è arrivata, questa sì reale. La condanna è emessa da una corte formata da 3 giudici che ha decretato che la colpa è della ditta e non del comune e ha pure condannato il privato a pagare i danni al comune. 1.170.000 euro sono entrati nelle scorse ore nel conto corrente dell'amministrazione. Una vittoria su tutti i fronti. Eppure le insinuazioni continuano. Quando arriverà il via libera pure dell'ANAC, questi gufi cosa diranno? E intanto, sempre a proposito del ponte, la giunta comunale sospende temporaneamente i parcheggi a pagamento ed istituisce una sosta con disco orario di 60 minuti nel tronco est di via Angarano. Ora invece ci occupiamo di calcio sugli spalti gremiti al mercante. Domenica c'era anche il presidente del comitato regionale FIGC, Giuseppe Ruzza, e noi lo abbiamo incontrato. Passato il tempo delle polemiche di inizio stagione, i rapporti tra Bassano 1903 e FIGC sono decisamente più distesi. La dimostrazione arriva dalla presenza la scorsa domenica al mercante del presidente del comitato regionale Giuseppe Ruzza, che al termine del big match tra i giallorossi e il Badoere ha avuto parole di stima per la squadra e la società del presidente Campagnolo. Che ho visto una bella partita, un gran Bassano che secondo me ha strameritato la vittoria, mi dispiace per Badoere. Ho visto tantissima gente, in prima categoria non è facile vedere una platea di tifosi in questo modo, con gli ultras oltretutto, quindi insomma, contento, una bella domenica per me. Per Ruzza è stata anche l'occasione di tornare sulle incomprensioni di inizio stagione. L'ho spiegato, insomma, il motivo per cui noi abbiamo rispettato un aspetto meritocratico, altrimenti tutte le società poi erano, come si dice, autorizzate a chiedere nel corso degli anni una cosa simile. Quindi io auguro al Bassano un grande campionato, vuol dire essere promossi e intraprendere quella categoria che volevano sin da quest'estate. Più di 1.000 le persone presenti domenica sugli spalti dello stadio cittadino, protagonisti di un tifo che non si trova certo abitualmente in prima categoria. Veramente incantato ma non solo dal pubblico, incantato dai giocatori, dall'aspetto solidaristico che non è mai secondo, perché io dico sempre che lo sport non deve mai iniziare e terminare all'interno di un impianto sportivo, ma deve essere molto molto di più. Mi pare che questa nuova dirigenza questo l'abbia compreso, insomma. E io auguro ogni bene davvero alla squadra e alla città di Bassano. Ora invece andiamo in quartiere Nuova Firenze per un episodio inquietante. Dopo un periodo di relativa calma, o calma apparente, torna a salire la tensione in quartiere Nuova Firenze. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine nelle scorse ore per calmare gli animi. Passo indietro prima di raccontare l'episodio di cronaca. Davanti al supermercato è tornato a sostare il solito irrequieto gruppetto di persone. Urla, schiamazzi fino a tardanotte, bottiglie di birra tante e i bisogni fatti dove non si dovrebbe. Questo ha surriscaldato l'animo di un residente che ha affrontato uno dei soggetti a viso aperto. Sono volati spintoni, insulti, poi l'arrivo delle forze dell'ordine, carabinieri, commissariato e polizia locale ha calmato gli animi. Ma questa è un'avvisaglia, la situazione è caldissima e potrebbe degenerare. E voi telespettatori, quali problemi vivete ogni giorno? Scrivetecelo attraverso il nostro TG Linea Aperta e noi di Rete Veneta sottoporremo la vostra problematica alle istituzioni. Quindi scrivete un sms, fax oppure un'email agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Vediamo altre notizie dal territorio nel prossimo servizio.
Rosà, si è insediato al comando della locale stazione dei Carabinieri il maresciallo maggiore Massimo Guelfi, già comandante dell'aliquota radiomobile della compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa. Milanese di nascita ma bassanese d'adozione, arruolatosi nel 1982, ha ricoperto diversi incarichi nel tempo. Da comandante dell'aliquota radiomobile ha condotto numerosi servizi coordinati su tutto il territorio, oltre a condurre l'attività di indagine, aumentando ancor di più il livello professionale del pronto intervento dei Carabinieri bassanesi. Bassano. Il presidente della Regione del Veneto ha conferito la medaglia d'oro per meriti speciali all'agente di polizia locale bassanese Claudio Fabbro. Nella motivazione si legge: dimostrando alto senso del dovere, coraggio non comune ed esemplare senso civico, pur avendo terminato il turno di servizio non esitava ad affrontare un uomo che in stato di alterazione psicofisica minacciava l'autista di un autobus mettendo a repentaglio l'incolumità dei passeggeri. Dopo violenta colluttazione che gli causava lesioni permanenti all'occhio destro, non desisteva dall'inseguire l'uomo, riuscendo a fermarlo e scongiurando più gravi conseguenze. L'episodio si è registrato a marzo del 2016. Tezze sul Brenta. Nelle scorse ore è stato consegnato a ogni ragazzo di quinta elementare del comune una bandiera e un pieghevole che riportava il significato dei colori del tricolore, l'inno di Mameli, la canzone del Piave e la preghiera del Fante. Erano presenti il sindaco con alcuni assessori, la preside, il comandante della polizia municipale, il vicepresidente nazionale dei Fanti, Raffaele Cecchin, e il vicepresidente provinciale, Giovanni Casella. Dopo una cerimonia al monumento, il gruppo si è spostato nell'auditorium delle medie. Qui, dopo aver ascoltato dei pensieri scritti dai ragazzi e delle poesie e ascoltato alcuni interventi delle autorità presenti, si è passati alla cerimonia di consegna delle bandiere. Tezze sul Brenta. 5 riconoscimenti per il caseificio San Rocco al World Cheese Awards, che quest'anno si è tenuto a Bergen, in Norvegia. Al concorso partecipano oltre 3.000 formaggi provenienti da tutto il mondo. I giudici internazionali arrivano da vari settori. Ci sono critici gastronomici, gourmet, cuochi, ristoratori, produttori ed una moltitudine di scrittori e giornalisti del cibo, che in una saggiola cieca assegnano dei punteggi. Per l'edizione 2018-2019 il caseificio San Rocco ha inviato 5 tipologie di formaggi, ottenendo una medaglia Super Gold per l'Asiago, poi 2 ori, un argento e un bronzo. E torniamo a parlare del Bassano Calcio, che classifica alla mano vanta la seconda miglior difesa del campionato. 6 le reti subite dall'inizio stagione. Meglio dei giallorossi ha fatto solamente l'Ardisci e Spera. Noi ne abbiamo parlato proprio con il portiere dei bassanesi, scusatemi, al termine del match con il Badoere. Oggi sono stato un po' spettatore più delle altre partite, però lavoriamo tanto difensivamente e si vedono i risultati in queste ultime partite. Sì, oggi davvero hai toccato palla forse una volta? In un'uscita, però niente di che neanche oggi. Sì, hai avuto una bella partita, però oggi è stato un bel Bassano. Sì, oggi mi sono divertito anch'io proprio poi vedere anche i spettatori, il pubblico, soprattutto a fine partita che ti applaude, è una bella emozione. Che effetto ti fa adesso sapere che siete lì in alto, primo posto chiaro condiviso con Badoero e Riese, ma che effetto vi fa? Fa un bel effetto da inizio anno che si dice dobbiamo stare in quelle posizioni lì e noi continuiamo a lavorare e non si deve mollare per tenersi quel primo posto lì. Quello che si percepisce da fuori però è che siete un bel gruppo, davvero così? Sì, soprattutto in queste ultime partite, soprattutto dopo Riese, dopo la sconfitta, siamo diventati più squadra anche al di fuori del campo, quindi nel trovarsi e tutto, quindi stiamo creando una bella complicità tra di noi. Possiamo dire che quell'inizio così difficile magari vi ha anche aiutati alla fine? Sì, ci ha aiutati, ci ha dato, come si dice, una svegliata per dire che non è perché la prima categoria allora è facile, quindi bisogna sempre stringere i denti e andare fino in fondo. Due infortuni sul lavoro in altrettante aziende dell'Alta Padovana, uno a Villanova di Campo San Piero, l'altro a Vigonza. Lunedì da dimenticare per le aziende dell'Alta Padovana, dove si sono verificati 2 infortuni sul lavoro. Il più grave è Villanova di Campo San Piero, dove nel pomeriggio un operaio di 53 anni è caduto a terra scivolando da una scala.
Trasportato in ospedale, all'operaio è stata riscontrata la frattura del bacino. Meno grave l'incidente accaduto in mattinata a Vigonza. Stava appottando degli alberi lungo un'arginatura il giovane dipendente di un'azienda edile quando la motosega che aveva in mano gli è sfuggita, colpendolo a una gamba. Solo un taglio superficiale per lui curato dai sanitari dell'ospedale di Campo San Piero. Indagini in corso da parte dello Spisen. Nel prossimo servizio vediamo altre brevi notizie del territorio dell'Alta Padovana. Bronzola di Campodassego, anche l'appartamento di un ex campione di biliardo tra le abitazioni prese di mira dai ladri nelle scorse ore. Usciti a cena, i proprietari hanno trovato la casa sottosopra, rubati gioielli e tutte le medaglie vinte giocando a biliardo da un ex campione italiano. Gravi danni per introdursi in casa e poco dopo furto anche ad Arsego, dove sono stati rubati gioielli e denaro da un appartamento per un valore di oltre 2.000 euro. Galliera Veneta, grazie a un finanziamento dell'Unione Europea di oltre 284.000 euro, la scuola dell'infanzia di campagna è stata riqualificata, migliorando l'efficienza e quindi il risparmio energetico. Capace di ospitare un centinaio di alunni, tra i vari interventi sono stati sostituiti tutti gli infissi esterni, installata l'illuminazione LED, realizzati il cappotto isolante, il controsoffitto e fono assorbente. Il risparmio energetico sarà del 63% all'anno. L'azione amministrativa si è sempre concretizzata con opere verso la nostra scuola, che riteniamo la seconda casa dopo quella della nostra famiglia. Carmignano di Brenta, quarta edizione del progetto Occupiamoci. Il comune promuove il recupero, il reinserimento sociale e l'autosufficienza per persone in condizioni a rischio povertà. Nelle edizioni precedenti 40 i finanziamenti previsti per un investimento di 250.000 euro. Quest'anno, con oltre 50.000 euro, sono stati individuati 7 residenti a Carmignano che avranno un contratto di lavoro di pubblica utilità per 4 mesi e altri 6 di tirocinio in un'azienda. Le persone scelte inizieranno a lavorare proprio in queste ore. In chiusura di telegiornale vi ricordo l'appuntamento in diretta con Focus a partire dalle 21.15 insieme al nostro direttore Luigi Baccialli. Gli ospiti questa sera saranno Leopoldo Bottaro, Renato Buraso, Giancarlo Iannicelli, Ivan Palasgo, Pino Rossi, Antonella Tocchetto e ovviamente voi telespettatori con i vostri sms. Ora vediamo subito le previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione e buona serata a tutti voi. La freschezza e genuinità dei prodotti del nostro territorio li trovi da Cherubin. Vieni a scoprire il sapore del prosciutto cotto Modena affumicato e del bastardo misto capra a 9,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Fino al mattino cielo molto nuvoloso coperto. Dal pomeriggio parziale diminuzione della nuvolosità. Di sera in pianura locali nebbie. Precipitazioni sulle pianure fino al mattino, andando da sud a nord, probabilità da bassa a medio bassa per modeste piogge a tratti, da locali a sparse. Nella seconda parte di giornata probabilità in diminuzione, di sera ovunque assenti. Sui monti probabilità medio-alta, dove saranno sparse, discontinue, generalmente deboli e a tratti moderate, con quota neve a 2000-2200 metri. Temperature in calo anche sensibile, minime a tarda sera. Cherubin, tutta la fragranza di pane, focacce e biscotti cotti a legna e la dolcezza delle nostre crostate artigianali a 10,90 euro al chilo. Tutti i giovedì e sabato mattina, degustazione prodotti tipici locali. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.